questo esperimento possiamo vedere in maniera semplice e spettacolare qualche cosa sulle miscele omogenee ed eterogenee. Per farlo potete utilizzare del materiale che potete reperire anche in casa, ad esempio un contenitore come quelli di vetro della marmellata o del sugo, ma anche una bottiglietta di plastica. Utilizzeremo poi dell'acqua di rubinetto, dell'olio di semi, ma potete anche utilizzare l'olio esausto da cucina, del colorante alimentare e infine dei sali effervescenti. Prima cosa mettiamo un po' di acqua nel nostro contenitore. A questo punto possiamo utilizzare il colorante alimentare e lo aggiungiamo all'interno della nostra acqua. Il colorante reagisce con l'acqua e forma una miscela che chiamiamo omogenea, infatti non possiamo più vedere dove sta il colorante e dove sta l'acqua, si mischiano completamente. A questo punto invece aggiungiamo l'olio. Ne aggiungiamo parecchio, più o meno deve essere il doppio della quantità di acqua che abbiamo messo in precedenza. Come vedete, al contrario del nostro colorante, l'olio forma una miscela eterogenea, quindi rimangono separati la parte dell'acqua e la parte dell'olio. In particolare, l'olio ha una densità minore rispetto a quella dell'acqua, quindi rimane anche in superficie. Infine, aggiungiamo dei sali effervescenti. I sali pesano, scendono verso il fondo e piano piano cominciano a reagire con l'acqua. Anche loro formano una miscela omogenea, quindi si sciolgono completamente. In particolare utilizzano l'ossigeno presente nella molecola dell'acqua per formare dell'anidride carbonica. Vedete infatti che cominciano a formarsi le bollicine. Queste bollicine quando arrivano in superficie però perdono l'anidride carbonica nell'aria e quindi le bollicine ridiscendono verso il basso perché ormai sono soltanto più formate dall'acqua e quindi, diciamo così, hanno una densità maggiore rispetto all'olio e ridiscendono verso il basso. Dimenticavo, una volta concluso l'esperimento, mi raccomando, smaltite nella maniera corretta l'olio.